Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo video, qua in questo video per andare a parlare di calciomercato di oggi delle squadre calabresi. Prima di iniziare vi ricordo che potete iscrivervi a questo canale e se vi è piaciuto il video lasciare anche un bel mi piace. Allora, parliamo un po' delle notizie ragazzi, perché ce ne sono diverse interessanti. Partirei subito dalla questione del Pinto, visto che ne abbiamo già parlato negli ultimi giorni, se c'era la Regina e l'Ascoli su di lui, attenzione perché si sarebbero inserite nelle ultime ore anche Cosenza e Salernitana. Giocatore comunque interessante, centrocampista del Benevento, che potrebbe sicuramente far comodo al Cosenza, sicuramente al Cosenza perché comunque serve un centrocampista, vista l'uscita praticamente ufficiale di Bruccini, a meno che di clamorosi scenari, quindi servirebbe un centrocampista per sostituirlo. Si parla quindi del Pinto, potrebbe essere un rinforzo importante, ma anche direi in ottica Regina, comunque potrebbe essere un giocatore che con la sua esperienza può dare sicuramente una grande mano. Per raggiungere poi l'obiettivo salvezza, che in realtà poi è comune ad entrambe, Cosenza e Regina. Però, sempre per quanto riguarda Cosenza, parliamo anche sempre nell'ambito uscite. Beh, abbiamo visto Bruccini, abbiamo parlato anche di Borrelli che potrebbe ritornare al prestito, Bua potrebbe ritornare al prestito. Si parla però anche di Carrette, un giocatore che nell'ultimo periodo sta facendo veramente, veramente male. E il Bari sarebbe molto interessato. Potrebbe quindi essere un colpo importante. Per il Bari sicuramente potrebbe essere un colpo molto importante per loro. Attenzione perché comunque non la escluderei così tanto perché, ripeto, Carretta è un giocatore che a me, non, se in forma, è un ottimo attaccante. Il problema è che è in forma una partita sì e 7-8 no. Quindi io per il Carretta che ho visto nelle ultime uscite lo cederei perché fa davvero pietà il Carretta delle ultime uscite. Vediamo ragazzi, ripeto, comunque il Bari è fortemente interessato. Attenzione, parlerei però anche di Crotone, perché Crotone sarebbe interessato a un centrocampista della Juventus, Tonghia, classe 2002, che sta facendo comunque molto bene nell'Under 23 attualmente, piacerebbe comunque al Crotone in Serie A, ma anche a Cremonese ed Empoli e Chievo in B. Quindi attenzione perché comunque il Crotone potrebbe decidere di prendere quindi questo Under della Juve Under 23 per rinforzare un po' la rosa. Sinceramente ne farei anche a meno, però. Vedremo un po'. Quindi ragazzi, queste sono le notizie. Video molto breve, ci sono in realtà poche notizie, ma comunque diverse e importanti. A questo punto però mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!